Già sai, 3 Deportivo Pulcro a 0 grazie alla tripletta di Bomber Cierro quando siamo ancora nella prima parte del match, il primo tempo che deve ancora terminare. In questo caso provano a rispondere gli uomini in maglia bianca del Deportivo. La palla però è troppo alta per la testa di Punzo. Attenzione a Manco, serve per Cierro, prova il numero di tacco, supera un uomo sulla fascia, la mette dentro, guadagna però un calcio d'angolo. Se no è fallo laterale. Se ne incarica lo stesso Cierro. Palla al centro, Manco. Devia ma alto sopra la traversa. Via lungo del portiere, Punzo non ci arriva. Allora granata per un attimo. Poi la palla indietro per la finita. Ancora Manco, granata. Manovra avvolgente dei Jasai. Attenzione però al break. Con Punzo la passa ad un compagno, ma è pronto a ripartire subito il Jasai. Fase concitata, Pulcrano non ci arriva e quindi si ripartirà con un fallo laterale in favore dei ragazzi di Capitan Maida. Rinvio lungo, buona guardia la difesa in maglia bianca. Seguiamo questo fallo laterale in posizione pericolosa. Manco a centro teso, forte, ci arriva per un attimo Cierro, poi granata da due passi, sparacchia alto. Il portiere sicuramente non ci sarebbe arrivato. Attenzione, ottimo il break, il tiro un po' masticato di Peppe Punzo che però produce un calcio d'angolo. C'era direttamente il mio acquisto del Deportivo, palla dentro, pericolosa. Nulla da fatto, allora si riparte. Una finita per Manco, sgroppata sulla destra, va profondo, tira la traversa, schizzata. Che azione. Che azione di Manco. Dobbiamo dire un'azione alla Maicon, fascia destra e tiro violento verso la porta, ha trovato soltanto la parte alta della traversa. Cierro recupera palla, se la porta sul sinistro, vediamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento ancora, ma Cierro il tiro, la rete, addirittura buca la rete. Poker per Cierro e chiudiamo qui la nostra cronaca, già sappiamo in teoria chi sarà il migliore in campo.